Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Dopo le grandi emozioni dell'Euroderby, l'Inter torna a pensare al campionato e prosegue con la corsa al quarto posto. Prima del prossimo e decisivo appuntamento in semifinale di Champions League, i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro il Sassuolo, nella sfida valida per la 35esima nonché quart'ultima giornata di Serie A. Il campionato è ormai agli sgoccioli e per le pretendenti al quarto posto queste ultime giornate saranno determinanti per il piazzamento in classifica. Ad aprire questo turno di Serie A è la Lazio, che stasera alle 20.45 ospiterà il Lecce all'Olimpico per provare a riconquistare almeno momentaneamente il secondo posto. Domani alla stessa ora l'Inter sarà impegnata contro il Sassuolo, ma ad anticiparli ci saranno le rivali Atalanta e Milan, in campo rispettivamente contro Salernitana e Spezia, alle 15 e alle 18. Impegno domenicale per Roma e Juventus, trasferta a Bologna in programma alle 18 per i giallorossi dell'ex Mourinho, mentre i bianconeri, secondi in classifica, accoglieranno a Torino la Cremonese alle 20.45. Simone Inzaghi per la sfida contro i neroverdi è pronto ad effettuare diversi cambi di formazione rispetto all'11 titolare schierato in Champions League. Ci si aspetta almeno una rotazione per reparto. In porta potrebbe ritornare Handanovic dal primo minuto e in difesa insieme ad Acerbi si candidano D'Ambrosio e De Vrij. Potrebbe rivedersi Brozovic in cabina di regia per concedere a Çalhanoğlu un turno di riposo. In attacco favorita la coppia Correa-Lukaku con Dzeko e Lautaro Martinez in panchina. Giuseppe Marotta, all'evento Il Foglio di San Siro tenutosi ieri, oltre ad aver commentato l'Euroderby e accennato al futuro di Simone Inzaghi, ha parlato anche dell'importanza di alcune scelte di mercato che hanno permesso di acquistare a parametro zero giocatori importanti come Dzeko e Mkhitaryan, decisivi nell'ultimo derby, ma anche altri come Çalhanoğlu, Darmian, Acerbi e Onana. E a proposito del portiere camerunense, il dirigente nerazzurro ha affermato che non c'è alcuna intenzione di metterlo sul mercato, che non ci sono offerte e che lo stesso giocatore si sta mostrando entusiasta di essere all'Inter. Tra i due derby di Champions League ce n'è un altro da disputare, la primavera di Christian Kivu è in campo ora contro il Milan nella stracittadina Under 19, valida per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. Solo 5 i punti di distacco tra le due squadre, con i nerazzurri più vicini alla zona playoff, in ottava posizione a 45 punti, e i rossoneri in dodicesima a quota 40. In casa Inter Women invece giornata di vigilia, domani le nerazzurre di Rita Guarino alle 12.30 affronteranno la Fiorentina nell'ottava giornata di pool scudetto. Intanto il portiere classe 1997 Francesca Durante ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno del 2026. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter non perdetevi i prossimi appuntamenti con il nostro TG. Continuate a seguirci su internews.it, scaricate gratuitamente la nostra app, iscrivetevi al canale YouTube e alla nostra membership. Il TG Internews torna domani alle ore 13. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.